Ciao, sono Valentina Papa, sono nata il 14 settembre del 1990 e ho 18 anni. Frequento l'ultimo anno del liceo scientifico. Quanto sei alta? 1,70. La tua taglia? 40. Mi fai gli occhi storti? Fammi la faccia più buffa che puoi. Toccati il naso con la lingua. Yes. Sei capace di fare la faccia da giraffa? Guardo da cattiva. Più cattiva. Ti ha rubato il ragazzo. Sguardo sensuale. Più sensuale. Fammi un bel urlo. Ah! Se fossi una pianta, saresti? Un nelumbo. Che cos'è un nelumbo? Sono di quelle piante acquatiche bellissime, sono tipo le ninfee che galleggiano sull'acqua. Un pianeta? Venere. Un animale? Una tigre. Una direzione? Destra. Un articolo di allenamento? Un vaso di cristallo. Un peccato? La vanità. Un personaggio storico? La regina Cleopatra. Un evento atmosferico? Un tornado. Un colore? Verde. Un film? Moulin Rouge. Una macchina? Una Lamborghini nera. Un indumento? Un vestito corto. Una canzone? Dancing di Elisa. Un libro? Il ritratto di Dorian Gray. Una città? Firenze. Un oggetto? Un rossetto. Una parte del corpo? La bocca. Un cartone animato? La bella addormentata nel bosco. Cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo? Fin da piccola ho nutrito la passione per lo spettacolo e specialmente per la recitazione. Ho studiato in un teatro noto di Firenze, che è La Pergola, e studiando anche il metodo di Orazio Costa ho fatto due rappresentazioni, e di cui una di queste, che mi è piaciuta molto, è stato Molto Rumore per Nulla di Shakespeare. Vorrei continuare la mia passione. Ok Valentina, l'intervista è finita, ciao e bocca al lupo!